Quest'anno abbiamo come particolarità il fatto che c'è una sorta di scaletta che abbiamo dato, perché la critica che ci veniva posta gli anni scorsi era relativa al fatto che gli artisti, suonando molto in contemporanea, ovviamente avevano diritto a una pausa, quindi a qualche momento di quest'anno, come sapete, c'è la visita dei nostri ormai cittadini gemellati di Seligerstad, che arriveranno credo il 30, e saranno qui anche la notte dei Luminardi. Voglio poi inoltre ringraziare veramente di cuore gli studenti e i docenti di moltissime scuole di Piedimonte. Stamattina abbiamo fatto l'ultimo sopralluogo con i docenti e gli studenti dell'Istituto Industriale, che sono la risorsa più bella, perché ci danno la possibilità durante i sopralluoghi anche di parlare della storia e della cultura antica di questa città. Stamattina ci siamo soffermati in particolare a fare una bellissima riflessione su Aurora San Severino all'interno del Palazzo Ducale, e colpisce molto la loro attenzione, la loro dedizione. Io vi suggerisco caldamente di non mancare, in particolare durante l'itinerario alle 21.30 nel porticato cinquecentesco del Palazzo Ducale, dove ci sarà la nostra arpista Federica Creta, che terrà il suo concerto nel porticato, e va bene. A seguire la Corale Regessa Cantorum farà la seconda tappa del suo concerto itinerante nel porticato cinquecentesco, e poi, grazie alla contribuzione di uno sponsor, Vernel Country House, ci sarà una studentessa dell'istituto professionale con due dame, diciamo, di corte, che per noi rappresenta Aurora San Severino. Diciamo, è una libera interpretazione artistica, passatecela, però un po' ci riporta indietro alla mente al periodo d'oro, periodo dei una festa patronale d'oro. Per me, così come la pensavo, ma poi a Piedimonte mi sono convinto di più, non si inventa, non è una festa uguale alle altre. La festa patronale ha un suo protocollo anche civile, e questo protocollo qui a Piedimonte Matese è marcatissimo, perché è legato sia alle reliquie di San Marcellino e sia alla costruzione della Basilica di Santa Maria Maggiore. Questa festa patronale nasce come volontà ancora prima che della Chiesa, del popolo. Il popolo invocò San Marcellino suo protettore. Abbiamo voluto che questa festa, ecco, ridiventasse punto di incontro, non soltanto così come un consumo di piazza con le luminarie, un concertino che non interessa a nessuno, una banda che non interessa più a nessuno, forse faceva bene in altri tempi, ma che adesso è proprio totalmente fuori luogo. A gennaio loro mi hanno posto la domanda: ma la festa di San Marcellino la facciamo? Io, senza tentennare, ho detto: certo che la facciamo. Uno, perché non abbiamo avuto danni enormi, prima cosa; seconda cosa, che è più importante, nessun ferito, nessun morto. Dico, è chiaro che lo strascico un po' di questi eventi pesa, però è evidente che se non diamo veramente un tono di normalità, noi per primi, insomma, io penso che non sia corretto. La chiesa allora era chiusa, come erano chiuse tutte le chiese, ma noi l'alternativa l'avevamo già trovata. L'alternativa è la piazza, il chiostro di San Domenico allora era agibile. Cioè, voglio dire, non avevamo bisogno della chiesa, anche perché dicevo, San Marcellino fa la processione, la fa fuori, mica dentro la chiesa, la portiamo fuori. Ci fa piacere ancora che questo comitato abbia fatto questa scelta così innovativa, ma che nello stesso tempo recepisce i valori della tradizione nella sua accezione più profonda, ha ragione Don Cesare. Poi la coincidenza quest'anno è stata felicissima di poter inserire questo momento, questa serata di Illuminarti, nel programma di accoglienza dei nostri amici di Seligenstadt.